Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, come vedete siamo in compagnia di Samsung Galaxy Gear per una recensione veloce, diciamo, infatti non è mio, ringrazio il mio amico Vincenzo che me l'ha prestato, infatti anche il Note 3 è suo, me l'ha concesso, infatti sono in trasferta da lui e tra l'altro sono anche all'aperto in un tavolino che c'era e siamo vicino a una strada, quindi sentirete un po' di rumore sottofondo, scusatemi. Allora, vediamo la confezione velocemente. Abbiamo niente, solita scatola in carta riciclabile, manualistica, boh, scontrino se lo comprate, cavetto micro USB, micro USB e il dock per mettere in carica l'orologio, che vedremo fra un po', anzi vedremo subito. Mettiamo via la confezione, che vabbè, come vedete è un cubo, e vediamo il telefono, l'orologio, eccolo qua come sta sul polso, non è male. Apriamolo. Il mio in colorazione nera, il suo, il mio amico in colorazione nera, ci sono tantissime colorazioni, questa penso che sia una delle più eleganti. Allora, prima di tutto vi faccio vedere come si carica, così mettiamo via il caricabatterie, il caricatore. Qua sotto abbiamo la docking station, lì la vedete, eccola qua, e praticamente va inserito il telefono, l'orologio qua dentro, si chiude la parte così e voilà, adesso è in carica. Qua c'è il plug per il micro USB, ovviamente non si può utilizzare mentre si carica. Ok, chiudiamo, andiamo a metterlo via, chiudiamo il cinturino. Allora, partiamo subito con una piccola scheda tecnica. Abbiamo un display 1.63 pollici con risoluzione 320x320. Poi abbiamo una fotocamera, eccola qua, da 1.9 megapixel sul cinturino, che gira video in 720p con addirittura l'autofocus. Abbiamo un processore single core 800 MHz e 4 GB di memoria interna, ovviamente non espandibile. Vediamo un po' come è fatto. Abbiamo qua sul cinturino, sulla fibbia, scritta Samsung, primo microfono e anche altoparlante, infatti da qua esce anche da dei suoni, la voce della chiamata, sentiamo da qua, eccetera. Poi andiamo avanti, vediamo un po' che operatore ha il mio amico. Wind, non so il numero, se no facciamo una prova. Poi due microfoni per i frusci e tasto accensione spegnimento blocco sblocco. Quando l'orologio è bloccato basta fare un piccolo colpetto, come se facciamo finta di averlo al polso. Adesso non combino perché sono negato, ecco qua, e facciamo finta di muovere il polso e lui si accende. Allora, vediamo un po' le funzioni. E questo è un orologio analogico, ci sono vari tipologie di orologi, ne abbiamo una decina, c'è anche, ci sono vari tipi di digitali e varie forme di analogico, quindi comunque si può personalizzare l'orologio. Rubrica, registro chiamate. Allora, vediamo subito le applicazioni. Qua abbiamo tutte le applicazioni preinstallate, che come tastiera. Eccola qua, perché il telefono ovviamente può anche chiamare, vi ho detto che da qua si parla e anche si sente via voce. Il touch devo dire che non è affatto male. Per uscire basta tirare giù, basta tirare dal basso verso l'alto e si torna indietro, vedete? Allora, torniamo su applicazioni. Comunque abbiamo rubrica, tastiera, un'applicazione per la corsa, S-Voice che vediamo fra un poco, programma odierno, vabbè, calendario, il meteo, per esempio, ecco qua ci dice il meteo della città, ovviamente connesso sempre al telefono, comunque adesso vi dirò come si connette, promemoria vocale, fotocamera, impostazioni che praticamente decide la luminosità, la batteria, cioè luminosità, l'orologio, eccetera, eccetera, galleria, cronometro, contatore di passi, eccetera, archivio e quant'altro. Per di più si possono scaricare applicazioni a colori anche, ovviamente, dal Samsung Apps, quindi direttamente dal Note. Scusate, io sono negato, ripeto. Comunque, praticamente per connettere la prima volta basta la prima connessione basta farla attraverso NFC, infatti l'orologio ha anche NFC, poggiandoli uno sopra l'altro. E le altre volte invece restiamo connessi col Bluetooth, infatti il telefono ha un Bluetooth 4.0. Boh, andiamo avanti, parliamo subito di contapassi, queste cose qua funzionano perché le ho provate prima, non c'è niente a far vedere.
promemoria vocale, semplicemente una registrazione fatta dall'orologio, che si può anche mettere nel calendario, eccetera. Vediamo S-Voice, per esempio. S-Voice che si connetterà ovviamente al Note 3. Parliamo. No, scusatemi. Che tempo fa? Friuli Venezia Giulia, oggi il cielo è a tratti nuvoloso con una temperatura di 16 laurea. Ok, quindi abbiamo visto che funziona anche questo, c'è l'altoparlante, avete sentito, un po' bassino però fa il suo. Notifiche, si riparte, vediamo la fotocamera allora a sto punto. Fotocamera che adesso io non è nelle cose principali, però penso che tenendo premuto, sbaglio, non si può, bisogna andare per forza in applicazioni. Allora, fotocamera, ripeto, 2 megapixel. Facciamo una foto del carica batterie, non so se riuscite a vedere, ce l'ho in mano qua davanti alla videocamera. Premo sul display, lei mette a fuoco e fa la foto. Qua si cambia fra video e foto, video in 720p, ripeto, e niente, le foto vengono salvate. O si va verso destra e vediamo le foto girate fatte dal dispositivo. Abbiamo anche doppio tap e pinch to zoom. Vediamo se riesco. Ovviamente su un display così piccolo non è facile, però la fluidità vedete che è discreta. Tornare indietro basta tirare in giù. Abbiamo Evernote, anche qua sincronizzato con quello del Note. E niente, avete capito quali sono le potenzialità e quello che può fare questo smartwatch Galaxy Gear. Faccio un due considerazioni personali. Allora, cosa dire? Diciamo, parliamo del prezzo e della batteria, magari anche la batteria. Per la prima della batteria, Samsung dichiara 25 ore di utilizzo, il mio amico ce l'ha da più di una settimana e mi conferma che lo usa per più o meno 20-25 ore. Ed è già un primo limite, perché è veramente molto poco per un orologio, considerando il fatto che un orologio, insomma, dovrebbe durare, non dico 10 anni, però comunque 4 anni, 3 anni, quello che è. Qua dura un giorno, molto bene, no scherzo, dai. Quindi bisogna caricarlo una volta al giorno o al massimo uno ogni due, se si spegne di notte ovviamente. Per di più, e questo è un primo limite. Il secondo limite è che non è impermeabile, infatti se dovesse piovere bisognerebbe togliersi l'orologio, oppure per lavarsi le mani bisogna togliersi l'orologio, cosa che non succede con altri smartwatch, qui tipo smartwatch 2 di Sony. E questo è un altro limite. Altro limite è che si può usare solo con i Samsung, e per di più solo con alcuni modelli, e per adesso solo con il Galaxy Note 3. Quindi dovete spendere 700 euro di Note 3 e altri 300 euro di Galaxy Gear, quindi avete 1000 euro per questa piccola funzionalità, va bene. A breve verrà aggiornato anche S4 e il Note 10.1, che comunque, insomma, rimangono pochissimi modelli e non tutti ovviamente possono permettersi un Note 3 o un S4. Ovviamente chi non può permettersi un S4 magari pensa Samsung, non si può permettere neanche un orologino così da 300 euro. E forse c'è anche ragione, però comunque non trovo corretta questa politica di prezzi. E insomma, avete capito come la penso, direi che è sicuramente un bell'oggettino. Una tecnologia carina, niente male, anche la fotocamera con l'autofocus, fa delle foto discrete che tra l'altro vengono passate direttamente al telefono col Bluetooth, che però comunque, diciamo, insomma, una bella tecnologia, costruita molto bene in alluminio, un bel vetro, fluido, scivoloso, abbiamo un microfono, di tutto abbiamo in così poco spazio, quindi sicuramente è un oggetto interessante, poco da dire. Io ero curioso di vederlo, ok, l'ho provato un'oretta adesso qui dal mio amico, e penso questo. Adesso invece sono più curioso di provare lo smartwatch 2 di Sony, cosa che non assicuro che proverò, però insomma, se avrò l'opportunità magari farò un piccolo recensione come questa. E niente, quindi spero di esservi stato utile, o comunque avervi dato, per chi non lo conosceva, avervelo mostrato, o avervi dato un'idea di cosa può fare effettivamente, di cosa serve, di cosa fa. E niente, direi che per questa recensione quindi è tutto. Il tastierino numerico, piccola parentesi, si può aprire anche tirando, slittando verso l'alto. E niente, direi che ho detto tutto. Non ci sono altri segreti di questo smartwatch, ovviamente le funzioni sono un po' limitate per ora, spero che a breve
Samsung riesca a implementarle, oppure comunque fa una cosa saggia e aprire la possibilità di, cioè, e dare la possibilità di connetterlo con tutti i modelli Samsung, almeno non dico con tutte le marche, però con gli altri modelli Samsung. Staremo a vedere. Quindi per questa piccola recensione è tutto, ringrazio ancora il mio amico Vincenzo che me l'ha fatto provare da lui. Scusate voi per il rumore di sottofondo eccetera, e ci vediamo alle prossime recensioni. Un saluto a tutti da Esperienza Mobile.